Amici appassionati di grande calcio, Piero Gifardo vi parla, immagine in diretta dall'Allianz Stadium di Torino per questo Juve-Inter. Al mio fianco Lele Adani, al quale passo subito la parola. Le sfide tra bianconeri e nerazzurri sono certamente tra le più affascinanti del nostro calcio, oltre che ricche di contenuti tecnici. Certamente una delle stelle più brillanti di questo match, vedremo come se la caverà. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria, ma perché è abilissimo con la palla. Se prende fiducia può risolvere la partita da solo. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Scelti fra i pali, Bremer per una maglia in difesa con Rugani, McKennie insieme a Locatelli nel mezzo. Reparto offensivo composto da Federico Chiesa accanto a Vlahovic. Diamo un'occhiata alle scelte dell'Inter per questa sfida. Sommer tra i pali, in difesa Acerbi con Matteo Darmian, Barella insieme a Çalhanoğlu in mediana, due le punte che dovrebbero garantire una certa pericolosità in attacco. Inter che può gestire il primo pallone del match. Thuram. Palla per Mkhitaryan. Marcus Thuram. Parte il tiro. Super Szczęsny qui evita il gol. Appoggia al compagno vicino. Rischiare ancora qui. Intercetta il pallone in una zona complicata. L'arbitro interrompe il gioco e concede il calcio di punizione all'Inter. L'arbitro preferisce la dialettica, evidentemente non se ne è sentita di estrarre subito il giallo. Giusto così, Pierre, il calcio è uno sport di contatto, non è che si può ammonire a ogni minimo intervento. Grande intervento per recuperare palla. Rabiot. Possesso per Chiesa. Avanza la Juve. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Giocata che non porta a nulla. Thuram. Papà. Appoggio su Quadrado. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Rabiot. Vlahovic. Weah. Possesso per Chiesa. C'è spazio per lui. Go!
gol! E la sbloccano, è arrivato il primo gol del match. Rete che cambia l'inerzia della partita. E ora? Ne cercheranno di fare un altro o fanno difese contropiede? Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui è impattato la palla. Non può fare niente contropiede. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Eric Mkhitaryan. Marcus Thuram. Porta via la palla con questo intervento. Wea. Chiesa, tempismo perfetto, ferma l'azione avversaria. Arnautovic, Çalhanoğlu, è in buona posizione. Arnautovic, interviene il portiere, sventa il pericolo. Viene pressato, palla in out, sarà rimessa dal fondo. Prontissima qui intanto la regia che ci mostra nuovamente il gol del vantaggio. Si giocherà per altri 60 secondi. Fischia l'arbitro, manda le squadre in spogliatoio e finisce il primo tempo qui all'Allianz. Ripresa che entra nel vivo con la Juve avanti di un gol. Interviene in scivolata e fa su il pallone. Paragna campo. Arnautovic. Sfuma l'occasione. Wea. Possono partire in contropiede, attenzione. Buono il pallone recuperato. Papar. Eric Mkhitaryan. Palla consegnata a Barella. Sale Cuadrado. La rete sul palo lontano. Intervento di ordinaria amministrazione qui per il portiere. Qui ha provato l'effetto sorpresa. Tentativo direi rivedibile. Entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche. Rabiot. Ci sarà punizione per la Juve. Lautaro Martinez. Darmian. Sale Cuadrado. Alza la testa, la mette in mezzo.
Non un buon lavoro difensivo qui. Lautaro Martinez. Scesi la respinta, palla ancora in gioco. E c'è la rete sulla respinta del portiere. Ha scelto benissimo il tempo e ha trovato il momento giusto. Possiamo rivedere le fasi finali dell'azione che ha portato al gol. Bravo l'attaccante ad avventarsi sulla respinta e a crederci, battendo il portiere provvidenziale peraltro sulla prima conclusione. Non poteva far di più per evitare il gol. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Nicolò Barella. Kostic. Intervento duro ma corretto. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due. Due squadre. La... Palla per Lautaro. Salve per applausi. Ha avuto un riflesso sulla conclusione ravvicinata, botta sicura. La poggia corta. La mette sul secondo palo. Arnautovic ci ha provato, ma la conclusione è stata completamente sballata. Deve lasciarsi alle spalle questo errore, guardare avanti. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. Entra in campo con il numero 17 Davide Cattesi. Atteggiamento abbastanza passivo adesso. Cialà. Decisivo l'intervento che evita guai. L'extra time sarà due minuti. Supera il difensore. Iniziativa che non porta a nulla. Finisce qui senza vincitori né vinti dopo i 90 minuti.